prevedibile che sia un problema comunque per chi abita in zona. Giusto. È comunque una storia abbastanza atavica. Secondo te cosa è nata prima, la movida o la polemica in funzione della movida? Ma l'ha fatto così, Tino? Perché il tema è spinoso, vero? Il tema è spinoso. I residenti, tu che stai qui hai il polso della situazione, Tino? Il polso della situazione. Che cosa dicono i residenti? Non ridere sotto i baffi. La situazione è tesa, Tino. La situazione tra residenti dell'Umbertino e proprietari dei locali della movida è molto tesa, tant'è che siamo finiti alla Procura della Repubblica. È stato presentato un esposto contro questa movida giudicata selvaggia. Io non abito qua, quindi noi non pensavamo, essendo uscita. Guarda, io abito in Piazza Mercantile. Beh, quindi e è ho proprio il regina, problema uguale. Regina quindi, della movida. Bravo, quindi che cosa dobbiamo dire? Vabbè, d'altra parte sono pure giovani. Certo. Però ha sentito addirittura c'è lo spaccino che si inserisce nei portoni dappertutto. Salve, buona giornata. Buona giornata. Questo è un fatto che non avevamo considerato, Tino. Lo spaccio che a volte invade anche le proprietà private. No, non va bene così, Tino, non va bene. Fa spaccio, non si può entrare qua dentro. Cioè qua è un macello qua. Questo però è un fatto che. Spaccio droga e addirittura. Trovano anche preservativi a terra qui. Guarda, il bambino, noi genitori, possiamo entrare. Ubriacano. E quindi c'è possibilità anche, ci sono state le tensioni anche con alcuni dei ragazzi qua, avete avuto anche faccia a faccia? Sì, sì, io sì. Ma per quale motivo? Perché vengono pure a citofonare alle 2 di notte, 3 di notte. Quindi rompono anche il cazzo, facciano gli scherzi. Va bene che non lo sanno gestire, nessuno dice di non lavorare, non lo sanno gestire il lavoro. Perché quello che sta via Brescia, angolo via Celentano, dalle 6 alle 11 chiude, quindi tu all'orario, oppure dopo, questa è fino alle 7 mattina. Ma stai scherzando? Che occhio. A lei piace la movida? A lei piace la movida? E quello volevamo sapere. Ecco, mi piace la movida. Ma non ce l'ha detto. Ha detto e non ce l'ha detto. Piace la movida. Ho visto uscire dal portone. Abita qui. Come la mette con questa storia della movida, il rapporto con la movida qual è? Senti, onestamente io non è che sono uno da movida. No, nel senso la movida che le fanno davanti casa, nel senso c'era stata la polemica anche ultima con le 4 candeline dell'Arcimboldo. Sì, non sono molto d'accordo perché giustamente qui abita gente che ha bisogno un po' di... Anche di riposare. Di riposare. Ma c'è un modo per trovare un compromesso? Esiste un compromesso? Esiste un modo diverso di fare la movida? Non esiste, no? Non esiste, però voglio dire, magari rispetta gli orari. Perché potrebbe dice essere... che non rispettano gli orari? No, sicuramente no. Assolutamente no. Ma vengono anche nel suo portone a fare spaccio? No, qui per sesso. Esempio... In alcuni lo fa. Comunque si sente fino sopra che comunque... E lo sente nitidamente. Sì, quello sì. Anche si oltre l'orario. Anche oltre l'orario. Quindi magari un po' più di comprensione purtroppo però questi locali si trovano in questi punti che devi fare? Non è che ci puoi fare, è sempre rispetto, diciamo, rispetto personale delle persone, magari un po' più di silenzio si potrebbe fare, però poi una birra, 2, 3, 4 birre Tino, ma vieni, no? Sopra il cielo, anche 4 metri sopra il cielo, la movizia si fa in quel modo comunque che... sì, però purtroppo esiste gente che non vede di buon occhio questa, voglio dire, cioè nel senso che è nata proprio per gli dà fastidio questo cosa. La movida, qual è il rapporto con la movida? Sì, grazie. I don't understand. Stranger in the night. Ieri ce n'erano tanti stranger in the night alle 4 candeline del pub che ha fatto la rivoluzione e quindi ovviamente i residenti sono andati su tutte le furie, Tino.